si arriva poi a delle conclusioni che a noi non stanno bene, che a me personalmente non stanno bene, perché io quando leggo una dichiarazione del ministro che dice testualmente: si sta puntando sui Covid hospital perché in questa situazione l'ospedale misto è ingestibile, troppo rischioso per gli altri degenti, troppo rischioso per tutto il personale. Infine non si può nemmeno correre il rischio di penalizzare tutti gli altri pazienti e tutte le altre cure. Questo non lo dice il sindaco di Santa Margherita, lo dice il ministro. Quando si disattende la direttiva ministeriale, che è fatta solo purtroppo delle esperienze negative delle altre regioni che sono state falcidiate dal Covid-19, da questa esperienza negativa, se si arriva a queste conclusioni, io ancora mi chiedo il perché e come mai tutto ciò non passa in provincia di Agrigento. In provincia di Agrigento si fa una scelta diversa, in controtendenza anche con ciò che si è deciso nelle altre province siciliane. E tutto questo lo possiamo capire se abbiamo un confronto leale, sincero, fra le istituzioni, perché non funziona assolutamente se qualcuno pensa che volsi così colà dove si pote, ciò che si vuole e più non dimandare. Cari signori, vi dico che non funziona. Non funziona assolutamente, anche se qualcuno a noi sindaci pare goda nel crearci un po' di inferno, però non funziona. Non funziona proprio perché noi esigiamo delle risposte. Non funziona perché i cittadini non sono spiriti infernali e perché voi non siete la legge divina. E allora dovete darci le spiegazioni e dovete fare comprendere a tutti il perché di questa scelta. E poi è inutile che cerchiamo noi di tranquillizzare le persone. Rispetto a queste dichiarazioni del ministro, rispetto a quello che succede, i cittadini sono preoccupati, altro che triage e triage. Noi sindaci che stiamo in mezzo alla strada sentiamo qual è l'opinione dei cittadini, la sapete cosa ci dicono? Che noi andiamo all'ospedale di Sciacca, noi preferiamo starcene a casa, ma non voglio andare nemmeno nell'ospedale di Ribera, con tutto l'affetto e l'amicizia che ho per chi lo gestisce, per chi ci lavora, e fanno bene a difenderlo, e fanno bene a difendere l'ospedale di Ribera, però l'ospedale di Ribera non è il nostro ospedale, non è l'ospedale di questa parte della Sicilia, non è l'ospedale di questa zona, non è l'ospedale di questo comprensorio.